Questo è il posto delle ragnaie da sempre, sulle mappe. Le ragnaie erano un sistema di caccia fondamentalmente, facevano questi boschi fitti, siepi fitte, dove mettevano le reti per prendere gli uccelli. Circa 20 anni fa abbiamo acquistato questo podere che era un po' in rovina all'epoca. È stata un po' una scommessa, però siamo stati anche fortunati volendo. Siamo in una zona bellissima, si fanno i vini che mi piace fare, ovvero vini eleganti, vini equilibrati. Qui si possono fare soltanto vini di questo tipo se si lavora in una maniera onesta. Mio babbo aveva un'azienda metalmeccanica, ci ha dato l'opportunità di avere dei soldi da investire già da giovani a noi figli, e la mia passione è sempre stata questa, e quindi mi sono un po' buttato con abbastanza incoscienza in questo settore, e quindi niente, sono partito da zero. L'azienda inizialmente era soltanto qui nella parte alta e anche in un altro vigneto accanto al paese di Montalcino che si chiama Petroso. Dopo 5-6 anni che eravamo qua abbiamo acquistato vigneti in altre zone di Montalcino. L'idea era comunque di crescere un po' il parco vitato, ma soprattutto di crescerlo con un certo criterio, ovvero andare in zone che davano vini di spiccata personalità e anche vini di qualità, ecco. In questo momento abbiamo vigne in 4 zone diverse, ovvero qui nella parte alta, al Petroso, che siamo a 450 metri sul livello del mare, poi nella zona nord a Montosoli e anche nella zona sud-est di Castelnuovo dell'Abate. Ovviamente sono microclimi diversi, sono zone diverse e soprattutto terreni e terroir differenti. Cambiano i tempi di maturazione, cambia la struttura del vino, cambiano i pH. Questo viene poi rispettato in cantina facendo vinificazioni esattamente identiche, ogni anno diverse, ma nell'anno sono i vini sono fatti nello stesso modo, in modo da far rispecchiare la differenza del terreno poi nel bicchiere. Le caratteristiche dei vini che si producono in questa zona sono estrema eleganza e finezza. Qui terreni di origine marina e arenaria, è una roccia qui molto, molto presente, quindi importante quantità di scheletro, quindi sono terreni molto drenanti, abbastanza poveri, la vite cresce bene e dà vini di grande qualità. A Montosoli si lavora su terreni diversi, su altitudini diverse, quindi otteniamo vini che hanno pH più alti, hanno più struttura, hanno un tannino più scorbutico, un tannino più duro. E mentre nella zona di Castelnuovo abbiamo dei vini più generosi, e sempre belli, eleganti ed equilibrati, però anche più avvolgenti e potenti. La passione per il vino è nata piano piano, però la prima cosa che ricordo, andammo a cena in una pizzeria e non so se ti ricordi che quando i ristoranti mettevano i vini a tavola, te arrivavi a tavola in certi ristoranti, soprattutto in zone magari un po' più di provincia, c'era la bottiglia a tavola col prezzo e te la potevi bere, e c'era Sassicaio 85, qui si parla di fine anni 80, che costava tipo 30.000 lire, una cosa del genere. E niente, lì proprio scoppiò, la bevemmo, decidemmo di berla e lì amore a prima vista per i grandi vini, e insomma capii, o quantomeno mi illusi di capire che questa fosse una cosa grandiosa.